I concorsi di idee, una modalità scelta dal comune di Ravenna molto spesso per la riqualificazione e per la gestione di alcune aree del tessuto urbano e dei comparti territoriali, un modo per coinvolgere la società civile in questo percorso, un modo per avere idee che arrivino direttamente da chi opera sul territorio. Nel 2000 se ne fece uno per Marina di Ravenna, in questi mesi ne è stato portato a termine un altro per la riqualificazione di Piazza Kennedy e venerdì aprirà la mostra Punta Marina 2030 per mettere in visione a tutta la cittadinanza i progetti scelti per il concorso per la riqualificazione di Punta Marina. Prossimo progetto in cantiere per cui si farà ricorso a un concorso di idee è quello per la riqualificazione dell'area della stazione di Ravenna. Ma questi concorsi funzionano davvero? E soprattutto le idee che provengono dalla partecipazione di vari architetti, sono davvero idee valide che possono essere poi applicate? Ne abbiamo parlato di tutto ciò con l'assessore all'urbanistica Gabrio Maraldi. Da dove è venuta l'idea di bandire questo tipo di, appunto, di gara? Innanzitutto è bene chiarire che Punta Marina è uno dei nostri 9 lidi ed è una località che ha certamente dal punto di vista turistico un discreto successo e che continua ad avere. Pare però, credo evidente un po' a tutti, che la località ha bisogno di una sua anima. È una località, come dicevo, molto fruita turisticamente, ma che ha avuto interventi frazionati nel tempo che poco si coordinano fra di loro, sia dal punto di vista urbanistico sia dal punto di vista dell'arredo urbano. E quindi il concorso ha proprio questa finalità, quella di cercare di mettere in rete tutte queste zone della località, anche importanti, per dare una qualità maggiore all'offerta turistica della località. Il comune di Ravenna si fa spesso protagonista di questa tipologia di concorsi, l'abbiamo visto anche per Piazza Kennedy. E come mai utilizzate questa modalità, per così dire portare avanti progetti di riqualificazione urbana? Riqualificazione urbana e anche realizzazione di opere pubbliche. Voglio ricordare che alcuni concorsi di progettazione hanno riguardato la realizzazione di scuole o di altri interventi che riguardano le opere pubbliche. Ci pare che questa metodologia sia la metodologia migliore per poter valutare più idee, più progetti e quindi di poter scegliere quello migliore. È una metodologia che per il Comune di Ravenna ha, a mio avviso, prodotto degli ottimi risultati. Credo di poter dire che siamo anche fra i pochi comuni che, a seguito di concorsi di idea, di concorsi di progettazione, ha dato anche seguito alla realizzazione delle opere. Mi risulta che in Italia non sempre avvenga questa cosa. Quindi, come dire, mi pare che sia una metodologia che ha prodotto in passato delle ottime soluzioni, anche perché, ripeto, mi pare che sia la metodologia migliore per poter scegliere il progetto migliore, l'idea migliore. È evidente che l'attuale situazione finanziaria degli enti locali mette un po' in discussione questa tipologia di bandi, perché sempre di più il patto di stabilità, le limitazioni delle risorse economiche limitano poi dopo gli interventi successivi, cioè quelle della realizzazione. Fermo restando questo aspetto, quindi, delle difficoltà economiche, siamo comunque intenzionati a continuare con questo tipo di metodologia, perché ci pare sia un buon modo per affrontare i temi urbanistici e di realizzazione delle opere pubbliche. Quanto vengono coinvolte le associazioni sul territorio in questo processo di progettazione? Tipo la Proloco mi viene in mente. Il concorso di idee chiaramente non è un progetto, quindi sono idee. Quindi nella fase di bando non vengono coinvolte i cittadini, quindi neanche le associazioni. Vengono coinvolte nella fase successiva, e cioè quella di realizzazione degli interventi. Dall'idea alla progettazione, quindi c'è tutto lo spazio perché siano coinvolti le associazioni, mi sentirei di dire i cittadini tutti, per passare da un'idea a un progetto vero e proprio. Ci sono in cantiere progetti e concorsi di questa tipologia, per altre zone della costa ravennate, insomma, mi viene in mente Marina di Ravenna, Lido Adriano, Lido di Classe. Beh, Marina di Ravenna ha avuto un concorso di idee qualche anno fa, mi pare nel 2000, quindi ancora si sta procedendo con alcuni interventi, alcuni sono stati realizzati, altri verranno realizzati. Per quanto riguarda il litorale, è appena stato fatto il concorso per quanto riguarda gli stradali retrodunali del nostro arenile, adesso quello di Punta Marina, quindi, come dire,
abbiamo fatto diversi interventi. Per quanto riguarda concorsi di questo tipo, in questo momento quello più ravvicinato, diciamo, non riguarda il litorale, riguarda la stazione di Ravenna, come è noto, e quindi l'intervento che riguarda particolarmente la darsena di città. Per Ravenna Web TV, Joseph Franzò.